È arrivato un pacco di Shein super mega grande e ora facciamo lol insieme. Ammetto che ho sbirciato già un pochino, quindi parte dei miei preferiti. Io ho una passione per i vestiti floreali, quelli tutti a fiori, lunghi, belli, tipo principessa. Non ho potuto fare a meno di prendere questo. Vi rendete conto quanto da princess sia questo stupendo vestito? Cioè, inutile dire che lo amo, sarà uno dei miei vestiti preferiti di questa estate. Vestito nero, tutto aderente classico, ma dietro ha tutta la schiena scoperta. Molto classico pure questo, stupendo. Vestito lungo rosso, super in palette, perché il rosso ce l'ho super in palette. Ha questi dettagli qua a lato, stupendi. E giù è lungo così. Vedete quanto evidenzino il punto vita? Dietro in realtà è super semplice perché cade semplicemente lungo un po' a palazzo e li amo. Cioè, io fan di questi vestiti. Anche di vestiti li ho finiti, quindi ora passiamo al top più un pantalone abbinato. Ho preso questo top rosa, che in realtà è un rosa molto tenue, molto suave, con questi super glitter. Soprattutto, secondo me, in estate, con l'abbronzatura, diventa super bello. Poi ho preso questa camicetta che cade un po' larga, abbinata sempre con questi pantaloni che ho preso. Questi invece scendono a palazzo, molto comodi. L'ho super tanto perché oggettivamente sono strautili, puoi abbinare un sacco di cose perché comunque il colore è questo marroncino. Insieme anche questi due colori stanno molto bene. Poi ho preso questa magliettina viola con un taglio un po' particolare, che in realtà anche questo colore è super in palette perché il viola c'è super in palette. Dovrò abbinare a qualcosa di più specifico, per esempio un jeans, un qualcosa di più easy, e però bella. Another camicetta, però questa ha un super dettaglio, ovvero che ha questo nastro che si lega intorno al collo, fiocchetto tipo un po' alla parigina, insomma, bellissimo. Poi ho preso questa maglietta in realtà super easy perché mi serviva una maglietta easy, proprio basic. Non ho animali domestici, non chiedetemi pet lovers, non ce li ho, però in realtà amo gli animali. E vado a metterci sopra questo gilet che ho preso, stupendo pure questo. Questo mi piace molto, abbinato con una camicia sotto magari, ecco. Ecco, sicuramente il gilet è molto bello. Magari, ecco, abbinato a una maglietta diversa che non sia pet lovers, però bellissimo il gilet, mi piace. Ho preso questo maglioncino che è un po' basic, però a me le cose basic piacciono molto e questo secondo me è super bello. Questa magliettina ci ho pensato molto se prenderla o no, perché non sapevo se mi avrebbero convinto questi dettagli quando poi li avrei indossati. Però posso dire, anche con questo abbinamento a me piace. Cioè, anche la canotta secondo me è molto carina perché è diversa dal solito, secondo me è molto estiva. Questa maglietta in realtà l'amo, cioè mi piace davvero molto, peccato che è un po' trasparente, quindi va messa per forza con una canotta sotto, una maglietta bianca sotto, un top, qualsiasi roba, però è figa, molto figa. I suoi pro e i suoi contro. Mi piace perché ha questo colletto che è a mezzo collo, cioè non mi arrivo fino a qua, quindi non mi sta appesantita. Questa particolare, tipo tagliata qua. Non è, però anche questa con un bel jeans ha il suo valore, ha il suo perché. Infine ho preso queste scarpe, non chiedetemi perché, ma finisce sempre che prendo delle scarpe che... Ditemi se vi piacciono. Non sono male, hanno il loro perché. Non so con cosa potrei metterle perché oggettivamente questo è bello pesante. Troverò un outfit per queste scarpe. Consigliatemi un outfit per queste scarpe perché ne ho davvero bisogno, non saprei con cosa abbinarle. E ditemi se vi piacciono. Cioè, comunque non hanno un tacco troppo alto, poi io sono già abbastanza altina, quindi... Allora finisce qui, fatemi sapere qual è stato il capo vostro preferito e ci vediamo al prossimo.